È vero che Berlusconi è in grande forma, lo capisco. Berlusconi, tanto per cambiare, è il grande vincitore degli ultimi giorni. Per l'ennesima volta, non appena Berlusconi stava per cadere, stava per morire politicamente, è arrivata una cosa che si chiama centro-sinistra italiana e gli ha salvato la vita per l'ottava, nona, decima volta. Capita sempre così. Bianca Berlinguer dice: sono tranquillo perché con No, non ho detto Napolitano. sono No, tranquillo, ho no, no, detto su escludo Napolitano. che Sì, Napolitano escludo. si faccia comandare da Silvio Sì, Berlusconi, che è un'altra io non lo questione. Non escludo. sono tranquilla. Io non lo escludo perché la storia di Giorgio Napolitano, che è una storia splendida di presidente nobile, quello che volete, è anche la storia di una persona che quando poteva opporsi, ad esempio, alle leggi vergogna non lo ha fatto, che quando si poteva andare al voto a novembre del 2011 non ci siamo andati, ha fatto senatore a vita Monti e di fatto ha salvato anche lui politicamente Berlusconi, Perché che ha in quel momento ritenuto che in era quel finito. momento quella scelta fosse più giusta per il paese, Secondo me non per fare un sbagliando, lo posso piacere a dire, Silvio secondo me Berlusconi. sbagliando. No, però solo per, come Sì, dire, però il risultato è stato che oggi chiarire questo Berlusconi sta punto. benissimo, un anno e mezzo fa il vostro odiato Grillo avrebbe avuto l'8% e Bersani sarebbe Sì, a però anche governo. per Se non ci siamo responsabilità di andati altri partiti. è scelta di Giorgio Napolitano. Sul discorso della proposta di Orfini, secondo me Orfini è stato meravigliosamente sadico. E cioè il Partito Democratico negli ultimi giorni è stato straordinario perché ha bruciato tutti i nomi che ha fatto. Hanno scelto Marini, finita la storia politica di Marini. Hanno preso Prodi, morto politicamente Prodi. Adesso giustamente Matteo Orfini, che è furbo politicamente, commossa molto dall'Emiana, dice: io non sopporto Matteo Renzi, che faccio? Lo butto là. No, scusate, Lo voglio, butto ti fermo solo adesso per e dirti che questi lancio. applausi, no Orfini? No, giustifico questi applausi, ma come mai oggi lo studio è così, si infiamma così sul No, PD? Perché vabbè. abbiamo quelli di Occupa i PD che sono tutti lì, sono quelli che hanno occupato simbolicamente le sedi, potete anche alzarvi in piedi così vedo, siete parecchi, che hanno occupato le sedi del Partito Democratico, guardate quanti sono, in varie città, Torino, Firenze, Poggio a Caiano, Prato, Napoli, Palermo, non so se ci sono tutti, e che diranno la loro, e Certo. hanno applaudito Scanzi, che non è del PD. Potete anche sedervi. Ti ringrazio di ricordarmi che non sono del PD. No, ho questa sensazione, magari è una battuta, sicuramente Orfini sarà sincero, per carità, però anche la reazione della Serracchiani ci fa capire che se il tema della puntata è parliamo del Partito Democratico come sta il Partito Democratico, ho la sensazione che se noi parliamo oggi del PD rischiamo di parlare di vilipendio di cadavere, perché parliamo di una forza politica Ma che è questo è il politicamente, punto. non dico defunta, ma quantomeno in grande Esatto. crisi e profondamente Appunto. spaccata. Perché da ora in poi cosa fa il Partito Democratico? Si consegna Renzi, che è un furbacchione, ma è bravo mediaticamente, è furbo, l'abbiamo visto anche mezz'ora fa. Però se ti consegna Renzi sappiamo benissimo che il Partito Democratico vira, non dico a destra, ma molto al centro. Oppure cosa fa? Ci si consegna ai giovani turchi come Matteo Orfini, ma non hanno la forza. Oppure se si fa tutto questo, i civatiani, per usare questa parola, gli Emiliano, i Civati, i Marino, cosa fanno? Come si tengono insieme tutte queste cose? Secondo me è tardi per farlo. Aggiungo una piccola cosa e poi mi fermo. Io prima facevo quelle facce quando si vedevano le foto dei presunti ministri e sottolineo la parola presunti perché Sì, immaginare, Toto. immaginare Violante, ministro della giustizia, No, ricordando quello che. quella A quella è l'unica certezza, ti è l'unica certezza. Credo, io ringrazio, scommetterei sei che molto l'unica gentile. certezza. L'avevo anche io quella sensazione, No, però la ricordiamocelo, cosa che Violante. bisognerebbe notare è che se fosse accaduto, non so, 5 anni fa, il PDL avrebbe urlato come Beh, dire però Violante, lo ricordiamo, è Violante quello che ministro 10 anni fa, il famoso della giustizia. discorso, capogruppo alla Allo Camera dei DS, scandalo. Violante rivolgendosi verso Berlusconi, gli diceva: ma come, tu te la prendi con noi, noi ti abbiamo salvato, ti abbiamo reso eleggibile nonostante la regola, eccetera, eccetera. Ecco, vedendo quei nomi, vedendo Amato, per esempio, sappiamo tutti chi è stato Amato, tesoriere di Craxi, quello che toglieva i soldi ai conti correnti degli italiani, le maxi pensioni. Amato lo vuole Napolitano? Ma infatti non sono, lo sai benissimo che non ritengo intoccabile Napolitano. Quei nomi lì mi fanno paura perché? Perché gli italiani forse avranno le idee confuse, ma 2 mesi fa una cosa almeno chiara l'hanno detta, e cioè: ci fate il grande favore di cambiare drasticamente la classe dirigente italiana? L'hanno fatto al punto da votare, forse anche troppo, un movimento confuso come il Movimento 5 Stelle. Dopo questi 2 mesi in cui si è parlato del grande cambiamento, del grande rinnovamento, cosa ha fatto il Parlamento italiano? Si è arroccato? Ha cercato di eleggere Marini, poi Prodi, poi ha eletto Napolitano, cioè lo stesso che c'era prima, se ne è fregato di quello che dicevano gli altri e adesso ripropone dei nomi che sono totalmente bolliti. Io ho una grande paura per il Partito Democratico, ma non è una paura, è una certezza, che non ci sia più comunicabilità tra l'elettorato del Partito Democratico, tra la base del Partito Democratico e tra coloro che dovrebbero rappresentare il Partito Democratico. E il caso Rodotà è emblematico, perché se si parlava con l'elettorato del PD, il 60
60-70%, lo dicono i sondaggi, non io, diceva votate Rodotà. Se invece nel Parlamento non c'era quel 60-70% che ha votato Rodotà, ma c'era un 30-40%, significa evidentemente, aritmeticamente e matematicamente che non si somiglia l'elettorato del Partito Democratico e la nomenclatura del Partito Democratico. Deborah Serracchiani è d'accordo con questa analisi? Perché Grillo ha perso in Friuli? Perché il candidato di Grillo ha preso una botta in Friuli? In parte per i motivi che hai detto tu, e cioè perché soprattutto fino al caso Rodotà molti gli hanno fatto pagare o erano molto delusi dalla considerazione evidente che Beppe Grillo, nel desiderio, secondo me, sin troppo ortodosso di rispettare il programma e il non statuto, è apparso come uno che ha bloccato il paese. Era vero, non era vero, questo è arrivato a molti elettori. Elettori anche che magari erano stati grillini loro malgrado lo hanno votato perché non volevano riturarsi il naso votando il Partito Democratico. Dopo un mese e mezzo si sono visti i crimi che si addormentava, si sono viste le Lombardi che ogni giorno sparavano a sciocchezze e hanno detto vabbè, che cavolo abbiamo fatto. E secondo me hanno preso una discreta trambata oggi e ieri in Friuli, l'hanno presa grossa. Perché beh, ricordiamo, l'ha preso il candidato sotto al 20%. E erano convinti di avere un 28%, 27. Partito al 14. Hanno perso 6-7 punti, addirittura la metà rispetto alla lista. Credo anche, mi permetto di dire, ma lo dico anche alla luce dei sondaggi che ha fatto sentire Enrico Mentana nel telegiornale, che si sbaglia se si prende come spaccato dell'intero paese il Friuli. Secondo me se si va al voto fra un mese, soprattutto dopo il caso Rodotà, non credo che ci sia questo crollo. Anzi, credo che il caso specifico Friuli sia tale proprio perché c'era una certa Deborah Serracchiani. Cioè, non sottovalutiamo questo aspetto. Qui non hanno votato il Partito Democratico. Un candidato non se della nomenclatura. Si autoassolve, convinto di aver vinto in Friuli e quindi ha fatto bene a votare Napolitano, non ha capito una mazza un'altra volta. Qui il Friuli ha votato anzitutto Deborah Serracchiani, che non rappresenta la nomenclatura. Se avessero messo Francesco Boccia, quello che è entrato tranquillo dicendo vedrete che stamattina si riunisce, perché il centrosinistra quando si deve riunire lo fa sempre, infatti si è visto con Marini e Prodi, quella è la nomenclatura. Se ci fosse stato Prodi e Boccia, Andrea, avrebbe preso il 10%. Ti fermo solo un attimo. Però, cosa farà Grillo adesso? Cambierà rotta? Trarrà delle conseguenze da questo risultato? No, c'è una piccola cosa che va detta, che la rotta l'aveva cambiata proponendo Rodotà. Non è che non l'aveva cambiata, cioè io prima ho ascoltato Bianca Berlinguer e ho ascoltato Sallusti. Sallusti a un certo punto chiedeva ai giovani di Occupy PD, guardate che il Presidente della Repubblica deve essere comunque condiviso, ha ragione, Costituzione alla mano ha ragione, ma lui è il primo a sapere che comunque il Presidente della Repubblica proposto dal PD poteva essere condiviso o dal Movimento 5 Stelle SEL o dal centrodestra. Non è che ne trovi uno condiviso da tutti. Ovvio. E giustamente ovvio, loro hanno, giustamente dal punto di vista di Sallusti e di alcuni del PD, alla fine hanno scelto un napolitano che è condiviso dal centrodestra e dal centrosinistra, ma non da SEL e Movimento 5 Stelle, quindi non è condiviso da tutti. Bianca Berlinguer prima ha detto una cosa che è un po' l'alibi che viene utilizzato da molti all'interno del Partito Democratico, che dicono sì, noi abbiamo sbagliato perché ci è toccato andare a cercare un povero signore di 88 anni che è stanco, che si è commosso, che non ne può più, ma l'abbiamo fatto perché Grillo ci ha sbattuto la porta in faccia sempre, quindi la colpa è un po' di Grillo o anche soltanto di Grillo. Io, lo sai tu, lo sanno i lettori, lo sanno gli spettatori, l'ho detto più volte, l'ho anche scritto sul Fatto Quotidiano, l'ha scritto anche Marco Travaglio. Secondo me, soprattutto quando c'è stato il secondo giro di consultazioni, il Movimento 5 Stelle, invece di star lì arroccato e fare il duro e puro, doveva dire, vabbè, usciamo dallo stallo, facciamo un nome, Zagrebeschi, Rodotà, quello che vuoi tu. Magari la risposta era la stessa, perché a giudicare da come si è comportato il PD, non credo che il PD ci avesse proprio la fregola di allearsi col Movimento 5 Stelle. Faccio fatica a immaginare un Letta e un Franceschini che tutti i giorni dialogano con il Movimento 5 Stelle. Ma se fosse uscito dallo stallo al secondo giro di consultazioni, fatto fuori politicamente Bersani, oggi non avrebbe alibi il centrosinistra. Invece così un po' rimane. Però è successa anche un'altra cosa, va detta onestamente, e cioè il Beppe Grillo duro e puro integralista ha fatto votare in maniera bizzarra, siamo tutti d'accordo, soltanto 40.000 persone, va bene. Le Quirinarie non ci ha dato i numeri, non si sa neanche le cifre, siamo tutti d'accordo. Però le Quirinarie fanno 10 nomi che tra l'altro dimostrano che la base, e questo lo diceva Silvio Berlusconi, la base del Movimento 5 Stelle è costituita da delusi di sinistra, perché su 10 nomi ce n'erano almeno 9 che neanche Vendola avrebbe avuto il coraggio di fare. Alla base di non sa quanti, la base, diciamo, okay. quelli iscritti prima dal 31 dicembre esatto. 2012, immagino siano un po' la base, quantomeno, quelli più credenti in qualche modo. Emerge al terzo posto Rodotà.
Mi dispiace tornare su questo nome, ragazzi, ma la domanda che si fanno tanti elettori del PD e si fanno tutti quelli di Sele e Movimento 5 Stelle è: ma perché cavolo non l'avete votato voi del PD? Perché non ci giriamo tanto intorno? Grillo, è vero che si era arroccato e secondo me ha sbagliato, però ve l'ha detto, ve l'ha ridetto. Se voi ci votate Rodotà, che peraltro è un candidato non del Movimento 5 Stelle, ma è un candidato del PD, è un candidato che era presidente del PDS, è un candidato che ha parlato malissimo del Movimento 5 Stelle. Finisco subito, è un candidato di cui Grillo parlava male, come ha ricordato Sallusti 3 anni fa, perché prendeva troppi soldi. Se lo votate noi facciamo il governo. Può mentire, non può mentire? Non lo so, magari mentiva, ma di sicuro avremmo avuto un bel presidente. Andrea. Io a questo punto chiedo, finito subito Bianco, io a questo punto chiedo, non chiedo, anzi, ho questa paura. Perché non è stato votato Rodotà? Abbiamo il coraggio di dirla questa cosa. Io perché? Ho sentito che Rodotà non è stato votato perché l'ha eletto la rete. Rodotà non è stato eletto dall'oligarchia, da molti deputati e senatori del centro-sinistra. Perché? Per una serie di motivi che già esistevano. Uno, lo ha detto Fassino a noi del Fatto Quotidiano, a Piero Ricca, in un video che c'è nel sito. Fassino ha detto candidamente: ragazzi, ma non si poteva votare Rodotà perché era un nome di Grillo, cioè motivazione asilo. Fassino lo ha detto pensando che Ricca fosse un militante del PD, è una sorta di scherzo telefonico. Sì, e comunque l'ha detto, e lo ha detto anche motivandolo, devo dire, meglio anche in alcune interviste. Anzi, probabilmente era particolarmente sincero. Però è comunque motivazione un po' asilo, perché tu fai... Se Rodotà lo avesse proposto il Partito Democratico invece che Grillo, sì, Grillo lo avrebbe votato. L'ipotetica del terzo tipo? Sì, ma se tu fai la politica troppo difficile, avevate un rigore a porta vuota e lo hanno sbagliato. Quando si è trattato della questione di Grasso, come dire che ci si è divisi, perché il voto era determinante per eleggere Grasso a Schifani, Grillo non era favorevole. Va bene, ma il CEO non si è comunque, tu avevi davanti Rodotà, lascia stare sto politichese che è strasepolto. Avevi davanti Rodotà, Rodotà era un candidato condiviso dall'elettorato del centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle, l'avresti potuto votare, perché non l'hai votato? Perché l'ha scelto Grillo? Non solo, perché è troppo laico e la parte margheritiana del centro-sinistra lo ritiene un mangiapreti. Diciamole tutte queste cose. E perché spaccati. Anche? Perché il signor Rodotà, aggiungiamoci anche due cose. Uno, Rodotà ha il difetto per il centro-sinistra, che è troppo di sinistra. E quando sei di sinistra, per il centro-sinistra è un difetto. Era così anche nel 92, lo sai bene. Quando si trattò di scegliere il presidente alla Camera, e già anche che allora preferirono Napolitano al signor Rodotà, che è un po' il povero schifoso del centro-sinistra, poveraccio sto Rodotà. Quarto e ultimo motivo, è un giurista, secondo alcuni un giustizialista, è un giurista che però surge anche a ideologo. È una persona, cioè, troppo libera, è una persona in qualche modo non irregimentabile, ed è una persona che è un'altra aggravante il signor Rodotà, e finisco, che è troppo anti-berlusconiano. Ecco, quando sei troppo anti-berlusconiano, col PD posso non fare fai una futuro, domanda, non ce l'hai il futuro. Posso fare una domanda, devi rispondere sinceramente, ma secondo te queste quirinarie che hanno fatto sono vere o sono state pilotate? Non credo minimamente che siano pilotate, credo che siano vere, credo che se dessero i numeri scusami, esatti sarebbe meglio, ma non credo minimamente. Danno? Scusami, non te lo so dire, lo devi chiedere a Casaleggio. No, ma scusami, io una cosa che non riesco a capire è che ci hanno fatto credere che tutta l'Italia urlasse Rodotà, Rodotà. Ora, nelle ultime 48 ore la notorietà di Rodotà è uscita dai salotti e da una cerchia di addetti ai lavori veramente stretta, ed è, tutti conoscono il suo nome, ma fino a giovedì, se tu fermavi uno per strada e gli dicevi chi è Rodotà, secondo me ti poteva dire un giocatore dell'Inter, perché la gente, se parliamo di milioni di persone, non sapevano chi era Rodotà. Allora mi chiedo, come si fa in una primaria via Internet a far che Rodotà arriva? Cioè, dove l'hanno pescato sto nome? Non è loro, fino a un mese prima dicevano che era un malfattore perché prendeva le pensioni loro. Ma non un mese prima, un post di 3 anni fa, lo sai bene, che un mese fa, 3 anni fa l'ha scritta. Tre anni fa con cui Grillo se la prendeva con la pensione dopo anni fa, 2011 non è 3 anni fa, era 2011 non è 3 anni fa. 2 anni fa, perdonami. Ecco, ma mi chiedo, ma da dove è spuntato sto Rodotà? Allora, scusate, sai bene che sono almeno 2 mesi che scusate, si faceva Sabina i nomi Guzzanti, di Rodotà in Zagrebeschi. C'è Sabina Guzzanti. Sabina Guzzanti.
importanti anche quella che sabato, quando c'è stata la cosiddetta retromarcia su Roma, ha accusato Beppe Grillo di essere un coniglio perché non si è presentato a Roma. Sabina Gozzanti è abbastanza bizzarra. Io ho sempre pensato che Sabina Gozzanti fosse una Grillo senza aver avuto il coraggio di essere Grillo. Sta sempre lì a metà. Io vorrei sapere se Sabina Gozzanti fai satira, fai politica. Vabbè, cioè, però, decidi cosa fare tra grandi. Diciamo che Sabina Gozzanti era un'eroina della libertà quando bisogna difenderla, quando attaccava Berlusconi, insomma. Naturalmente, no, sai, io scrivo queste stesse cose da sempre. Se devo guarda, io penso che quella brava in quella famiglia sia Corrado Guzzanti e Caterina. Vabbè, per me Sabina, però, no, lo potrò dire. Tu mi questo non, per, questo non perché critica Grillo, però magari no, già no, da prima. Perché è semplicemente una che non sa fare, secondo me, più satira. Vabbè, vabbè, insomma, comunque. Scanzi.